Amanti del cinema asiatico, bentornati a tutti a Little Chinatown, nel nostro covo. Perdonate l'assenza prolungata, purtroppo per motivi lavorativi io faccio anche il videomaker come lavoro parallelo. Questo non è proprio un lavoro, in realtà è più un hobby, più una passione. Spero che diventi anche un lavoro, però insomma diciamo che come lavoro principale faccio il videomaker, fotografo, post-produzione. Quindi diciamo che il tempo adesso che ho cominciato a lavorare seriamente comincia un po' a scarseggiare per il canale. Quindi perdonate l'assenza prolungata, comunque la passione rimane, io continuo a portarvi video. Appena ho 5 minuti, come in questo caso, vi porto sicuramente un video. Come avrete visto dal titolo, il video di oggi è tema Halloween. Quindi facciamo partire la sigla e vi do qualche consiglio, insomma, su qualche film che potrebbe spingervi, insomma, a curiosare un po'. Non so perché, quest'anno è veramente il primo anno in cui sento particolarmente la festività Halloween. Comunque, spero che vi piacciono queste 3-4 candele che ho messo per dare la parvenza un po' di Halloween. Non ho avuto tempo nemmeno per comprare, insomma, delle decorazioni particolari, insomma, per creare un po' di mood. Spero che questa cosa minima, insomma, da caldo freddo, un po' vi dia quell'atmosfera, ecco. Ma non dilunghiamoci troppo e passiamo subito ai consigli. Il primo consiglio che vi do sicuramente è la trilogia di The Call. The Call è molto interessante, soprattutto il primo capitolo. Il primo capitolo è diretto da Takashi Miike, regista enorme, assurdo, che tutti conosciamo, veramente bravissimo. Siamo in Giappone, diciamo che l'horror e il Giappone vanno molto a braccetto, insomma. Perché è interessante? È interessante soprattutto perché l'ha fatto Miike, e quindi noi sappiamo che il cinema di Miike è bello per 300.000 motivi, ma perché The Call in particolare? Diciamo che The Call di solito tra gli amanti di Miike è il film della filmografia che è un po' una macchietta, non viene mai trattato più di tanto, invece secondo me merita. C'è da dire che non sono un enorme esperto di horror, ecco, mi sto addentrando nel cinema horror da poco, da qualche mese, quindi non sono un grande esperto in materia né per il cinema mondiale, europeo, americano, eccetera, eccetera. Né tantomeno nel cinema asiatico, però da appassionato a appassionato ci tenevo a darvi qualche consiglio che magari non conoscete, ecco. Questo film di che tratta? Sostanzialmente arriva una chiamata al telefono della vittima e viene lasciato un messaggio in segreteria, un messaggio vocale. Ci sono delle urla straziate della stessa vittima risalenti a 3 giorni dopo. La data del messaggio in segreteria è tipo 2, 3 giorni dopo, 4 giorni dopo. Che cosa vuol dire? Cos'è questo mistero? Insomma, bisogna dipanare questa cosa. Perché vi dico che è bello? È bello perché comunque è un horror come si deve, nel senso che, come vedremo, a differenza di altri horror di cui tratterò, insomma, più là in questo video, è un vero horror, cioè comunque ci sono dei momenti inquietanti, dei momenti di spavento. È un film che però gode, secondo me, di una bella personalità. Infatti poi gli americani ci hanno fatto anche un remake su questo The Call, ma soprattutto nell'immaginario, insomma, per me è bello, perché comunque c'è questa caramella rossa che viene lasciata nella bocca della vittima. Insomma, quella cosa che ti ricordi, ecco, che ti rimane impressa. Comunque è un film che si fa veramente molto apprezzare, è un film divertente, è un film che spaventa, il cofanetto è bellissimo, guardate che bello, davanti alla stessa copertina e poi dentro abbiamo i 3 dischi. È divertente perché poi comunque i 3 film sono tutti collegati tra di loro, nonostante i registi siano diversi, quindi sono 3 registi che si uniscono per fare un unico filone. È interessante, è divertente, ci sono riferimenti nel 2, il 3 all'1. Insomma, è qualcosa che potrà sollazzare la vostra curiosità. Secondo consiglio, ne abbiamo parlato ampiamente in una recensione che vi lascio qui sopra nelle schede. Uzumaki. Uzumaki è un film che se vedrete il giorno di Halloween vi divertirete tantissimo. È un film assurdo, divertente, simpatico, a volte buffo. È un film che vi fa anche comunque, vi dà quel pizzico di inquietudine, di ansia, di angoscia. Di che parla? C'è questa maledizione che si abbatte su questa città, che è la maledizione della spirale. E tutti vogliono diventare una spirale, si fissano con questa forma della spirale, c'è il cielo che diventa una spirale, ci sono persone che muoiono, che si frullano per diventare delle spirali stesse. Non mi dilungo tanto su la spiegazione di questo film, anche perché trovate la recensione, quindi vi spiego tutto lì. Però ecco, se vi interessa andatevelo a vedere, un film divertente, buffo, spaventoso, passate una bella serata a vederlo, ecco. Ma passiamo alla ciccia grossa. I 2 film che vi consiglio adesso sono dello stesso regista, che io reputo veramente un colosso del cinema giapponese.
penso che tutti lo reputiamo un colosso, sto parlando di Shinja Tsukamoto, e il primo film di cui vi parlo è Yokai Hanta Iruko, ovvero per noi normali Iruko the Goblin. Ecco, questo Iruko the Goblin, come detto anche da Shinja Tsukamoto stesso, è la sua più grande ispirazione, o comunque tra le più grandi, è sicuramente Dario Argento. Quindi quando noi ci poniamo di fronte a Iruko the Goblin sappiamo che stiamo vedendo una sorta di Dario Argento giapponese. Questo che vuol dire? Che come caratteristiche troveremo il modo di girare di Dario Argento, abbiamo questi colori, come troviamo anche in Suspiria, ovviamente non così accentuati, però abbiamo comunque i LED colorati, abbiamo questo giocare con il colore che c'è spesso, abbiamo queste carrellate del mostro che insegue il personaggio, con queste carrellate in prima persona del protagonista che scappa e il mostro che insegue. Insomma, abbiamo tanti punti in comune con Dario Argento che non vi voglio neanche spiegare tutti perché li ritroverete voi stessi, con l'aggiunta però della particolarità dello strampalato giapponese, la particolarità di questi yokai. Qual è la storia? La storia è sostanzialmente di questo ricercatore che scopre questa tomba di un antico demone. Questo antico demone sostanzialmente uccide e si impossessa di una ragazzina. Quindi questo ricercatore va in questa tomba di questo demone insieme appunto a un compagno di classe di questa bambina. Questa tomba si trova dietro a una scuola. Sostanzialmente entreranno in un mondo parallelo, troveranno delle situazioni assurde, si confronteranno con creature molto particolari. Ci sono delle scene indimenticabili. Se posso vi lascio un paio di foto, ma non voglio lasciarvi tante cose perché è un film veramente veramente bello. Io mi ci sono legato particolarmente, ci sono delle scene veramente mistiche, tra l'altro mostri che vengono ripresi anche in altri film americani che sicuramente avrete visto. È un film che fa veramente scuola, fa storia e insomma ve lo consiglio forse anche più degli altri, perché ad Halloween vi farà passare una serata divertente, mistica, strana, particolare. Veramente vi farete un sacco di risate, ma vi piacerà anche molto per le ambientazioni e il mood che dà il film. E l'ultimo consiglio della giornata è sempre un altro film di Shinja Tsukamoto, sto parlando di Nightmare Detective. Ecco, Nightmare Detective secondo me è uno di quei film che dovete vedere se volete passare una serata un po' malinconica, un po' triste, se Halloween lo vivete un po' più, ecco, seriamente, non come qualcosa di trick or treat, qualcosa di divertente. Ecco, se è meno dolcetto scherzetto ed è più comunque la festa dei morti, vedetevi Nightmare Detective. Qual è la trama? La trama sostanzialmente parla di questo detective del sogno. Ci sono dei suicidi avvenuti nel sogno, nel sonno. Chi è questo Nightmare Detective? È una persona che può entrare nei sogni delle persone, può rivivere i sogni delle persone e quindi può scoprire che cosa è successo, perché queste persone si sono ammazzate nel sonno. Questa è la trama che bisogna dipanare, questo è il mistero, questa è la situazione che noi ci troviamo di fronte in questo film. Non mi voglio dilungare oltre, è un film bello, c'è Shinja Tsukamoto stesso come attore, una cosa fuori di testa, veramente veramente interessante. Però ripeto, sempre una visione più seria, rispetto a Iruko the Goblin, Uzumaki, sicuramente è una visione più seria, più complessa, più triste, più horror, ecco, forse si avvicina un po' anche a The Call, ecco, sono un po' su quel livello. Dovete decidere voi se volete passare un Halloween divertente, trick or treat, o se volete passare un Halloween un po' più serio, un po' più cadaverico, ecco. Scegliete voi. Questi erano i film che vi ho consigliato. Io mi scuso ancora per l'assenza, ragazzi, mi dispiace veramente tantissimo, purtroppo il lavoro è importante, devo dare precedenza al lavoro, ma spero che voi appunto apprezziate questo mio sforzo, che continuerò a portarvi video. Teniamoci in contatto perché è importante portare avanti questo cinema, è importante che venga apprezzato da più persone possibili, quindi non mi tirerò mai indietro verso questa battaglia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se vi è piaciuto questo video e approfittate adesso che comunque uscirà più o meno un video a settimana, che comunque non martello più con 5 video a settimana, approfittate per recuperarvi i video vecchi, tutte le varie recensioni, consigli su Netflix, ci sono veramente tantissimi video, i video approfondimento, i documentari. Ci sono tantissime cose che ho tirato fuori in questi 2 mesi, più o meno 3 mesi che sto facendo questo canale. Quindi seguitemi su Instagram e scrivetemi per qualsiasi cosa, ragazzi, rispondo a tutti. Scrivetemi, parliamo, fatemi domande, chiedetemi se volete degli approfondimenti su certi temi, io vi porterò dei video su quelli. Insomma, voglio che ci sia un bel rapporto tra noi, ecco. Io penso di aver detto tutto, spero di non essermi dimenticato niente. Amanti del cinema asiatico, ci vediamo a presto.